Ciao a tutti! Oggi sto da sola, sto senza cameraman. Vabbè, comunque. Allora, oggi vi insegno a fare una cosa che amo tantissimo, perché io amo tantissimo l'etnico, il mio stile è proprio sempre molto sull'indiano spinto, sull'africano spinto, e quindi è da una vita che mi realizzo pure gli accessori da sola, ecco, in questo senso. Oggi vi insegno a fare delle collane afro, girocolli, tipo. Utilizzando veramente niente, ecco, veramente tutte le stoffe che abbiamo da buttare. Parlo di stoffa, ma niente paura, perché la quel filo servirà solamente per attaccare un bottone alla fine, e quindi il tutorial è per tutti, è molto semplice e anche molto rilassante. Vi faccio vedere anche degli altri esempi. Queste sono appunto girocolli che prendono ispirazione dalle collane afro, e le collane afro sono fantastiche perché sono tutte ricoperte di batik, che è la loro stoffa dipinta a mano. Io insomma sono una libera ispirazione delle collane afro. Questo è un altro esempio con altri colori, e questo è anche un altro esempio che è proprio quello che ho fatto prima, perché io il video del tutorial lo registro prima dell'introduzione, insomma. Ecco qua, quindi l'occorrente è veramente pochissima roba, guardate qua. Oggi senza cameraman, oh, allora, senza cameraman, lui è veramente il mio regista, no cameraman. Ok, vedete? Servono veramente pochissime cose. Quando dico ritagli rettangolari di stoffe varie, davvero niente paura, sbizzarritevi, perché non c'è niente di giusto o sbagliato. Più che altro rincorrete, ecco, i colori che preferite di più a livello di tinte, se avete il desiderio di mettere un girocollo su qualcosa, su un abito in particolare di cui non avete accessori, per il quale non avete accessori. Io vi auguro un buon divertimento, come al solito nell'info box lascio tutte le altre informazioni relative al mio sito e alla mia pagina Facebook. Questo non è un tutorial che prende ispirazione da quelli svolti a detto fatto, e quindi spero che vi possa piacere lo stesso, spero che vi divertiate. Quindi stoffa di riciclo, forbici e via, buon divertimento, lasciate un pollicino in su e se vi va iscrivetevi anche al canale. A presto, un bacio! Ok, allora, come vedete io ho già ritagliato la cintura dei jeans, e ho anche tolto con le forbici, ho eliminato molto molto grossolanamente i passanti, perché ricordiamo che questa serve solamente come base del nostro girocollo etnico, lungo appunto una cinquantina di centimetri senza passanti. Con le forbici il primo passaggio che faccio è a un'estremità eliminare i lati, così che questa estremità possa terminare a triangolo, ecco, diciamo così, a punta. Questa sarà l'estremità in cui poi andremo a cucire, proprio come passaggio finale, il bottone, la perlina che ci servirà per chiudere il nostro girocollo. Non siate assolutamente precisi, perché in questa fase la precisione proprio non ci interessa. Nell'altra estremità vado a fare lo stesso lavoro, ma parto ancora prima, più o meno inizio a restringere questa parte a partire da 7 cm, presa poco, 7-8 cm, perché questa invece sarà la parte in cui realizzeremo l'occhiello, all'interno del quale poi per chiudersi si dovrà infilare il bottone o la perlina finale, così, in questa maniera. Ecco qua, anche dal lato opposto. Perché ho tagliato prima la cintura di jeans? Perché, come vedete, tagliare i jeans è un'operazione spaccamani, mannaggia, sono molto duri, però da questo momento in poi, ragazzi, non si devono più tagliare i jeans, basta, finito. Ecco qua. Dopodiché, molto molto facile e rilassante, partendo da qualunque delle due estremità, io prendo il colore di base che ho scelto di base per il mio girocollo
etnico. Ho trovato in questo caso del jersey grigio di una vecchia maglia e vado a ricoprire stringendo molto bene, a partire appunto da questa punta, vado a ricoprire girando questa stoffa tutta la cintura di jeans. L'accortezza, appena dopo la punta, l'accortezza è fare in modo che la cintura di jeans si avvolga su se stessa, in modo da formare una base che possa essere tubolare ma nello stesso tempo morbida. Il jersey in questo caso, come prima stoffa, è abbastanza l'ideale ed è anche molto molto semplice da trovare, perché se pensate a... siamo a fuoco? Sì. Se pensate a tutte le t-shirt, addirittura calze e pantacollant, ecco, sono tutti tessuti che per questo tipo di lavoro vanno assolutamente bene. Adesso io questo video lo bloccherò appunto per ritrovarci poi alla fase successiva, ma vi voglio far vedere che cosa succede quando finisce il pezzo di jersey e io non ho ancora finito di ricoprire tutta la mia cintura di jeans. Ecco, in questo caso è finito, ne ho pronto un altro. E con la massima semplicità, vi ho detto che questo è un lavoro veramente semplice e divertente, sovrappongo un altro pezzo di jersey sopra quello appena terminato e vado avanti a girare. Se serve posso puntare questa piccola giuntura con lo spillo per poi toglierlo successivamente, ma in realtà se usate del jersey che appunto è elastico non vi serve neanche puntare lo spillo, ma per sicurezza metteteveli sempre vicini. E vado avanti così fino a ricoprire l'intero pezzo di cintura di jeans. A tra poco. Eccoci qua. Allora, come vedete, ho ricoperto l'intero pezzo di jeans, l'intera cintura di jeans di questo grigio di jersey. Ho fissato poi l'estremità con due spilli. Questa estremità poi alla fine l'andremo a cucire in questo modo da formare un occhiello per fare appunto la chiusura, ma questo è in assoluto l'ultimo passaggio. Adesso da questo momento in poi, una volta capito come arrotolare della stoffa intorno a questi pezzi di jeans, c'è assoluta libertà, nel senso usate i colori che più vi piacciono, variateli, potete essere simmetrici, asimmetrici, pezzi colorati in un modo, l'altra metà in un altro modo. Vi faccio vedere come procedo io. Ho sempre del jersey bordeaux e lo vado ad arrotolare un po' più sotto con la stessa tecnica precedente, perché desidero che il mio girocollo nella parte centrale sia più bombato rispetto ai lati, proprio in perfetta tradizione appunto tribal, ecco, afro, come sono le cose che amo indossare. E quindi proprio con la stessa modalità dell'inizio cambio colore, sostanzialmente gioco con i colori, cambio colore e avvolgo questo bel bordo scuro qui intorno e proviamo ad essere simmetrici, diciamo, con questo secondo strato, e quindi aggiungiamo anche dell'altro bordo. C'è il fuoco lento, ci sta per me, andiamo. Ok, aggiungiamo anche dell'altro bordo, dicevamo, come se fosse veramente una garza. E quando arriviamo poi dalla parte opposta, fissiamo appunto con uno spillo e desidero appunto cercare di essere molto simmetrica, almeno per questo secondo giro. Ecco qua. E fisso con lo spillo. Lo spillo lo toglieremo alla fine. Ok, e a questo punto desidero mettere qualcosa, questa un po' già è l'idea, metterò qualcosa anche qui, proviamo con un po' di turchese e ci vediamo quando ho finito la mia composizione a livello di colori. Fra pochissimo. Eccoci qua di nuovo. Allora, ho finito la parte appunto provvisoria colorata e decorata con le stoffe. Considerate che, vabbè,
grigio, bordeaux e turchese, erano jersey. Questi due pezzi di stoffa vengono da due vecchi copricuscini. Considerate che io uso stoffe che provengono da t-shirt che non uso più, da abitini modificati da me, magari accorciati, oppure ai quali ho tolto il pezzo di sopra e l'ho trasformato in gonna. Insomma, veramente questa stoffa qui non ho proprio comprato niente. Allora, arrivati a questo punto, come facciamo per fissare tutta questa stoffa? Come vedete è pieno di spilli qui pure ce n'è uno pure qui sotto. Allora, ci serve il filo metallico sottile che può essere sostituito all'occorrenza anche con del normalissimo filo di cotone. Io mi trovo meglio con questo, per cui eccolo qua, proprio filo metallico sottile, ecco il rocchetto. Alcune persone bravissime, alcune artigiane in gamba, fanno anche dei lavori fantastici lavorando questo filo ad uncinetto, quindi. Allora, guardate un po', parto da una delle due estremità, faccio fare al filo 2-3 giri stretti su se stesso e comincio ad arrotolarlo intorno al mio girocollo, stringendo molto molto bene, ok? Proprio effetto salamino, non vi preoccupate perché poi appunto dobbiamo passarci sia ad andare che a tornare. Quindi vado avanti, vi faccio vedere solamente cosa succede quando incontriamo lo spillo e poi interrompo di nuovo e ci rivediamo alla fine. Eccoci, qui c'è lo spillo che fissa il pezzo di jersey bordeaux. Io lo tengo ben fermo il pezzo di stoffa per fare in modo che rimanga dove voglio, supero lo spillo sempre girando con il filo metallico, sempre anche stringendo molto bene, supero lo spillo. Quando lo spillo è stato superato, ecco, lo leviamo e non succede assolutamente niente, sto fissando appunto tutta la stoffa e vado avanti così a girare fino alla fine, fino all'altra estremità. Arrivata in questa estremità, torno di nuovo indietro con il filo fino ad arrivare all'inizio, dove c'era appunto il pezzettino di filo iniziale. Allora, salamino completato, guardate, si dovrebbe notare, cioè i giri cioè l'andamento di questo filo metallico sia ad andare che a tornare, e questi sono i due capi che si sono ricongiunti alla fine. Con questi due capi io non faccio altro che stringere bene attorcigliandoli per qualche giro fra di loro, così, semplicemente con le mani. Poi, almeno ho fissato tutto, poi tagliare l'eccesso. Come vedete questo filo è talmente sottile che si taglia con le forbici, e ripiegare l'eccesso sulla stoffa, spingerlo bene sulla stoffa e fissarlo per evitare poi anche fastidi su se stesso, per evitare poi che si sollevi, con un goccino di colla a presa rapida, così non si rialza più. A questo punto c'è l'ultima fase, l'unica in cui, nonostante ci sia da lavorare con la stoffa, è previsto l'utilizzo di ago e filo. Partiamo da questa estremità qui, che era quella che, se vi ricordate, all'inizio in cui avevamo tagliato il jeans assottigliandolo per la maggior parte della lunghezza. Dobbiamo realizzare il nostro occhiello, che sarà quello attraverso il quale passerà il bottone o la perlina che abbiamo scelto. Prima di fissarlo con l'ago, guardiamo se la perlina che abbiamo scelto, in questo caso questa qui di legno rossa, con questa grandezza qui, passa attraverso, ma passa, diciamo, scomodamente, ecco, perché ricordiamoci che è una chiusura, quindi non è che deve passare in maniera molto molto fluida, ecco, altrimenti non si chiude bene il girocollo. Direi che questa grandezza va bene e procedo col cucire con ago e filo questo occhiello qui. Allo stesso modo poi, nell'estremità opposta, cucio anche la perlina o il bottone che ho scelto. Il girocollo africano è finito. Guardate un po' il particolare della chiusura. Come vi dicevo, ho cucito questa parte su se stessa in modo da formare un occhiello.
e poi ho cucito una perlina o un bottone che appunto serve per fare in modo che passi attraverso l'occhiello. Ecco qua, potrebbe essere finita così, anzi può essere finita così benissimo. Sbizzarritevi con i colori. Un'altra piccola chicca, se avete voglia, questi occhielli metallici da bigiotteria molto grossi, se li allargate con le pinze, possono ulteriormente arricchire e rendere particolare e etnico il vostro girocollo. Potete collocarli dove più vi piace, poi appena avete individuato il punto che vi piace di più, stringete con le pinze, ne potete mettere 4-5 vicini in maniera simmetrica o asimmetrica, esattamente come prima. La collana è leggera, è morbida, si adatta bene alla forma del vostro collo e nulla, spero che vi divertiate a crearne qualcuna. Io ero partita con il desiderio di farla simmetrica e come vedete di simmetrico non c'è assolutamente un tubo, ma è questo il bello, insomma. Io vi ringrazio tanto per aver guardato il video, se vi è piaciuto pollicino, e ci vediamo alla prossima, e un bacio grandissimo a tutti quanti. Ciao!